Siamo negli anni 70, anni del boom economico in Italia. Siamo nella terra dei motori e ovviamente il più grande del mondo poteva e forse doveva nascere solo lì. Siamo nella terra dove il marchio italiano più famoso al mondo, la Ferrari, è nata. Negli stessi anni, nella città del calcio Rosario, le persone vanno allo stadio solo per vedere una persona giocare. È il Trince Karlovic. Ma voi vi chiederete, chi è il Trince Karlovic? Semplicemente il più grande della storia del calcio, Diego Maradona, ha detto che lui, il Trince, è stato, senza alcuna ombra di dubbio, il più grande. Siamo precisamente nel 1972, dove al cinema esce uno dei più grandi capolavori della storia, Il Padrino. Siamo esattamente al 26 ottobre del 1972 e a Bologna nasceva il più grande della storia RC, Lamberto Collalto. A 6 anni, le prime gare insieme a suo papà Mauro, con gli scafi a scoppio, vincendo anche un italiano junior, però dopo 2 anni arriva l'automodellismo RC. Nel 1982, quando l'Italia del calcio vince i campionati del mondo, il nostro Lamberto vince il suo primo titolo ufficiale e diventa campione regionale. Andiamo un po' avanti negli anni e arriviamo al suo primo campionato europeo conquistato nel 1988. E nel 1989 arriva il primo campionato del mondo ad Helmstedt in Olanda. C'è una leggenda su questa gara che io sapevo, ma poi Lamberto mi ha confermato. Che cosa è successo? Si parte per la finale. In prima posizione c'è Roddy Roem, che è l'eroe locale, che era stato campione del mondo nelle 2 edizioni precedenti. Lamberto è dietro Roddy Roem, lo passa e il pubblico inizia a fare boo. Lamberto sente questa cosa, si ferma e lo fa ripassare per una seconda volta. Lo ripassa ancora e di nuovo il pubblico boo. Lamberto non ci sta. Si riferma di nuovo e lo ripassa e lì sono solamente applausi. Anche il pubblico non poteva più nulla, sono solo applausi. Tutte le persone capirono che stavano assistendo a qualcosa mai capitato prima. Capirono che il più grande era arrivato e che quel bimbo di 17 anni avrebbe fatto la storia. E così è stato. Austin 1991, Gothenburg 1993, Phuket 1995, Toluca 1997. 5 campionati del mondo consecutivi. Nessuno mai c'era riuscito, neanche a vincerne due, anzi no, forse due ci sono riusciti. Dopo arrivano 2 mondiali a vuoto. È come si dice per tutti i campioni, ok, è finito, ok, le ha vinto quello che doveva vincere, ok, basta. Ma Collari non è tutti. Collari è Collari. E ancora, mondiale di Hamilton nel 2003, mondiale di Messina nel 2005. Lamberto l'ha sempre detto, voglio vincere un mondiale a casa mia, davanti al mio pubblico. E ci rivela che è stata una delle sensazioni più belle per lui, proprio vincere il mondiale in casa nostra. E poi è arrivata Argentina 2007, è l'ultimo campionato del mondo, lo Stallo 2009. Ora vi racconto un retroscena sullo Stallo 2009, io c'ero a quella gara. E poi ho chiesto conferma anche a Lamberto. In quella gara c'era un fortissimo Robert Peach che era stato veramente devastante, aveva dominato le qualifiche, era in formissima. Ma quando parte la finale e c'è Lamberto, sono guai per tutti. Sono partiti per la finale, Peach era davanti 3-4 secondi ed è rimasto davanti fino al secondo pieno. Lamberto esce dal suo secondo pieno e inizia a spingere. Peach rientra per il suo terzo rifornimento. Lamberto rientrava 4 giri dopo. Ma senti dallo speaker: New lap record Lamberto Collalto. E poi ancora dopo. New lap record Lamberto Collalto. E poi ancora dopo. New lap record Lamberto Collalto. Ne fa 3 di seguito.
Entra in box, esce ed è davanti. Gara finita. Ne vince altri 4 consecutivi ed ora siamo a 9. 9 in una sola categoria con 6 campionati europei. Nessuno mai come lui. Ora siamo nel 2020 e il più grande di sempre è ancora lì, inseguendo il suo sogno, che forse è un po' quello di tutti, il mio di sicuro, vederlo per la 10ª volta essere campione del mondo e consacrarsi ancora di più leggenda del motorsport.